Secondo il Codacons, in Italia ci sono 5.000 centri massaggi gestiti da cinesi per un giro d'affari stimato che sfiora i 500 milioni di euro l'anno. Quasi tutti sono negozi con accesso in strada, vetrina oscurata e un campanello per selezionare la clientela all'ingresso. Fuori espongono foto con volti orientali, dentro offrono massaggi completi a prezzi stracciati. Decidiamo di visitarne 4. Quanto costa? Un'ora e 50, metto la tenda. Suoniamo al primo e chi ci apre non ha proprio l'aspetto di una massaggiatrice. È vestita in modo molto provocante e ci porta subito in una piccola stanza. Ci chiede quanto tempo vogliamo stare, ci fa pagare e non ci dà alcuna ricevuta fiscale. Paghiamo prima? Come dici? Pagare. Devo pagare prima, sì. Sì. 30, mi hai detto, vero? Sì. Ecco a te. Grazie. Grazie a te. Mi cambio? Nonostante il massaggio che abbiamo richiesto si chiami tradizionale, verso la fine la ragazza ci fa una strana domanda. Poco mangia, eh? 10. Capiamo così che qui, pagando un extra, si offrono servizi aggiuntivi di natura sessuale. Rifiutiamo e ci dirigiamo verso il prossimo centro. In tutti gli altri la storia è la stessa. Si sceglie massaggio e durata, si paga, ci si rilassa. Anche qui si esce senza alcuna ricevuta fiscale. Tutto bene? Ciao, tutto bene. Grazie. Ciao. Così decidiamo di chiedere spiegazioni. Com'è possibile? Abbiamo fatto adesso un massaggio, no? E non c'è stata fatta la ricevuta fiscale. Ah, è pronta. È pronta. Però lo sa, questa qui non vale perché non c'è la partita IVA. Perché non me l'hai data prima la ricevuta fiscale? Io lavare le mani, tu andalo subito, capito? Tu te aspetto me. Mi fai vedere quante ne hai fatte oggi, quante ne hai fatte? Oggi non c'è lavoro, poco. Quante ne hai fatte qui? Una? Solo una? Alla fine della giornata solo un centro massaggi su 4 ci ha rilasciato una regolare ricevuta fiscale. Allora, a parte Panarari che ci ha chiesto l'indirizzo dei centri massaggi, Serra!